Eccoli. Allora. Mi sa che un briga sta attaccando l'altro briga. Bomber, bomber! Tra i due litiganti. Deve godere il terzo. Sei già tornato? Sì. Bella lì. Metto a vento. Un attacco a briga, lol. Mi hai dato il nome per la prossima live quando andrò in brigantino. Brigantino attacca a briga. Allora, un brigantino offre alleanza. E l'altro lo cannona. E l'altro no. Questo si allontana. Però e uno si allontana. Quello con l'alleanza... E questo qua davanti, che non sappiamo chi sta in alleanza. Probabilmente sono i due brigantini che stanno. Si sparano, si sparano. L'altro brigantino spara. Ho visto uno volare, ho visto. Peccato, era meglio se combattevano tra di loro e noi ci infilavamo. Questi sembrano puntarci. Mi preparo. Ah. Oh, vele leggendarie, eh. Vuoi... Ti lascio a te i cannoni o cioè abbordo subito o scannono io e poi mi abbordo? Allora, prima cannoniamo un po' in modo da mandarli okay, sotto. Ok, allora prendo le palle. Affondante. Ancorante. E ballante. Ok, ok, adesso. Sì, sì. Dammi l'ancorante. Ok, palla dell'ancora. Mi fermo un attimo perché sennò gli scogli mi danno fastidio. Stanno attaccando. Avevo paura di sbagliare da qui. Samu, lo devi sparare a qualcosa. Sì, c'è l'onda adesso. C'è l'onda. Allora via. È che c'è la tempesta. Ah, sono in acqua, aspetta. Ci penso io. Oh merda. Abbiamo l'albero giù. Perché abbiamo l'albero giù? Qualcuno si è sparato, eh? Albero, 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 albero. Vai, ok. Occhio, sento nuotare, eh. Ok. Andato. L'albero è giù? È a parosso? Sì, sì, sì. Ok. Ora metto anche gli altri due punti. Poi quando ci sei cannoni sulla destra. Sì, ok, ci sono. Riprenditi l'ancorante sulla casa di sinistra. Sì, sì, sì. Tanto. Andiamo via. Allora. Vai, ce li abbiamo sul culo adesso. Sì. Riprovo. Sì, e vado via ancorante, eh. Eccola. No, perché non l'ha caricata? E allora... Eccola qua. Sono ancora lì. Ok, riparo un po'. Cioè, riparo io, riparo io. Porca miseria, siamo sul suo lato però. Mi sto togliendo. Sparo sui cannoni, faccio okay. Buchi intanto. Vai, vai, è tutto tuo adesso. E poi appena posso... Oh, svuota un pelo. Ok, ci sono io a riparare adesso. Perché colpiscono ancora, cazzo? Perché non siamo ancora... Ok, dai, sto cannone sopra i cannoni. Ok, non siamo più a tiro dei loro cannoni. Perfetto. Riparo. Stanno... Se ne vanno. Porca miseria, abbiamo l'acqua altissima. Ma se ne vanno. Ah, buttati su di loro, vele. Provaci. Sì, 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 aspetta, gli tiro sulle vele. Ok, devo mangiare un attimo perché sennò... Dai! Oh. Ok, sono andato da loro, eh. Stanno ancora riparando. Sono sopra. Porca miseria, quanti sono?
Uno è morto. Cazzo, perché sto girando? Ok, il secondo è morto. E il terzo è morto. Non hanno assi di legno, tra l'altro. Ultime 10 palle di cannone. Affondano, basta, basta. Non hanno cibo. Ma come stanno messi questi, oh? Raid dei dannati attivo! Raid dei dannati attivo, baby! Porca miseria. Buono. Dov'è che ci sono? E chi è che lo sta facendo? Chi è che nuota qui, sei tu? Io, scusa. Ma sarà quel brigantino di prima? Eh sì, l'altro brigantino. Però qua ci dobbiamo preparare un po', eh. Vogliamo andare all'avamposto a vendere sta robetta, facciamo qualche rifornimento. Sì, vendiamo tutto. Ci prepariamo con lo scialuppino e andiamo a fare sneaky sneaky. Perfetto. Che top, Raid dannati attivo, ragazzi! Vale, ci sono sicuramente i raid. Questi qua rossi spawnano a ripetizione. È impossibile che non lo trovi, ce n'è sempre uno attivo almeno. Se non c'è quello, c'è il raid navale. Allora, è un brigantino. E svento la bandiera del... di leggenda... di fantasma. Dovremmo avere tutto il tempo, l'hanno appena attivato. Ci vuole un po'. Nulla di eccezionale sto brigantino che abbiamo affondato, no? Non ha niente. No, non avevano assolutamente niente. Palle di cannone tipo 10 più 8. Qualche banana, 0 assi di legno. Non potevano manco riparare. Questa la lascio sopra, vicino all'albero, ha delle assi di legno e del cibo. Ok. Questa è vuota. Lasciamo sotto. La vuoi vicino a te, vuoi del cibo e delle assi sopra il vibratore? Ah, gli assi di legno sarebbero comodi per quando spaccano il timone. Ok. Mi vado a fare un giro un attimo a Snake Island. Allora te la metto. Ok. E dai. E un po' di cibo anche là, dai. E 5 cocchetti. Ah, vero, non posso. Vabbè. Allora, questa te la metto qua. C'ha assi e un paio di robe di cibo. Precisi per plunder. Qua possiamo rispegnere tutte le luci. Perfetto. Che top, boys, finalmente! Allora, mo ce la dobbiamo studiare. Che top! Lo voglio stilare! Allora vai, carico tutto nella scialuppina. O non serve. No, andiamo di punta. Allora, ma tanto la nave... non so se la vogliamo spostare dall'avamposto Blunder. E che te la vuoi fare? A scialuppa fino a là? Da qua? Troppo lontano? Vabbè. No, è fattibile, capiremo. Sono fatto avanti e indietro 2000 volte con i barili esplosivi. Sì, ma io preferisco avere una nave vicina, la nave più esatto. Vicina in caso di necessità, poi. Sì, sì, no, ma infatti appunto, dico, vendiamo un attimo di punta qua e poi magari andiamo... Oh, delle sete esotiche. Buono. E dove la vogliamo andare a posare? E adesso guardo. Venendo, allora, venendo da sud, direi Croxolo o... O Croxolo o Snake Island. Uno dei due.
Ok, Snake Island non ti copre benissimo, però a nord di Snake Island ci sta quello scoglio con l'arco dentro in cui ci si può nascondere bene. Sì, però sì, no, sì. Anche quello va bene. Ma Snake Island la sloopina non la copre, l'isola centrale? Diciamo che se ci stai attento la vedi. Ok. Uno potrebbe anche... Vabbè, Abbattere l'albero. no. Non ci avevo pensato. Ti fai esplodere un barile sulla nave, abbatti l'albero e Ecco, altra cosa, vogliamo barili esplosivi? ripari. No, Sono beh, scialuppa di no, qua. no, perché tanto se dobbiamo stare nascosti lì e aspettare che lo finiscano. Non ti allontanare. Ci si arriva ancora? Sembra di sì. Le gemme le tengo qui. Se lascio qui abbiamo anche i pesci, non si sa mai che riusciamo ad andare. Direi che non c'è altro. No. Perché volendo possiamo passare all'Osgolfort e poi andare a nord, appunto, a Snake Island. Perché lo Sgalfort? No, dicevo, nell'entrata in cui vogliamo barili. Poi Ah. io prendo cecchino, sto con cecchino e spada. Sì, ho cecchino e pompa. Abbiamo due casse di stoccaggio. Può essere utile portarcene qualcuna. Al massimo potrebbe essere utile portarci la cassa di munizioni sulla scialuppina. La cassa di Se munizioni. andiamo di double gun, non lo so. Dici, Vale, ma perché hai due... Scusa, se siamo nello stesso server dovresti vedere il raid dei dannati attivato e un raid rosso di fianco. Se hai questa situazione qua così, probabilmente siamo nello stesso server. Che vuol dire, Taffi, che hai messo Moggi al lavoro? Cosa gli hai fatto fare? E allora facciamo il classico Cruxollo, bomba. Non vuoi andare là sotto all'arco? Lo trovo, mi sa, da più sgamo. Cioè, se ci vede un'altra nave nel frattempo, un conto è una nave ferma a Cruxollo, un conto è una nave ferma sotto quell'arco lì. Che puzza veramente tanto. Andiamo a Cruxollo. L'ho fatto Magari anch'io, improviamo ho fatto anche una. anch'io entrambe le posizioni. L'ho lasciata sia... Mi è capitato di lasciarla in... Quella che mi ha funzionato sempre meglio è stata Cruxollo. E poi mi sa che loro sono ancorati dalla parte opposta di Cruxollo, giusto? Quindi è proprio dalla parte opposta gli arriviamo. Adesso vado a controllare, ma mi sembra che è così. Stanno davanti al molo, a sud. Ah, quindi sono frontali lì, sono Sì, frontali dal loro la nostro vedono a raid. Cruxollo. Di solito sono le posizioni a nord che non controllano mai, Shipwreck Bay, anche se è un po' più distante da Mm, fascia lupa. sì, è vero. Quindi in questo momento loro vedono noi che stiamo Sì. viaggiando. Sì. Eccoli là, vedo le luci. Tutte le luci colorate. Ma sai che c'è? Andiamo al bottino là, alla chiatta. Facciamo quelli che devono vendere. Che è la verità.
Così mi tolgo dalle palle anche i pesci. Ci avranno anche visto affondare quell'altro brigantino. Eh sì. La quiete prima della tempesta è questa, guarda. Un momento di silenzio, straconcentrato. C'è ancora, penso, uno o due pescetti sotto. Ma porca miseria. No! Mazza, hai dato un mozzico a tutto qua sotto, eh? Sì, quelli lasciali, quelli mozzicati, è il cibo che uso. Ma mi sa che c'è un'altra gemma? No, venduta. Ok. Pensano che andiamo verso il raid. Beh, ci hanno visto arrivare alla chiatta, fermarci, fare le nostre storie e poi andare via. Vediamo se se la bevono. Sono all'isola, è difficile fare da solo quello dei dannati. Quello dei dannati, vale, prima di poterlo attivare devi andare in giro per il gioco a raccogliere tutte le luci del gioco. Quella blu, quella viola, quella verde, quella bianca e quella rosa. E quella rossa. E avere un teschio di quelli con la verniciata rossa sopra, dipinta sopra il teschio. Quando hai tutte queste cose vai sul raid dei dannati, sulla fortezza dei dannati, accendi tutte le luci, ognuna di suo colore, e metti il teschio sopra lo scheletro e si attiva il raid dei dannati. Che paga 60k. Fai quello normale. Stanno di punta all'isola, i geni, eh? Allora, che cibo ti sei preso tu? Tutta la carne? Praticamente, poi te ne do un po' adesso, insomma. No, vabbè, più che altro perché abbiamo 4 ananas e manghi. Senti, mi prendo un paio d'ananas e 3 manghi, ok? Ok. Aspetta a non tirare sulle vele. Sì. Facciamo direttamente l'ancora quando stiamo scosti. Sulle vele adesso. Bella. Ok, di nuovo giù le vele. Ok, su tutto. Let's go, boys! È il momento! Vado a vedere se c'è un'altra sciroppa sull'isola al volo, ok? Bella, se così usiamo quella. Esatto. Ciao, Zantru! Fino a 120k?
Porca vacca! Sì, ma perché tu conti anche la... Conti anche... Zanto, tu lo dici perché conti la... Come si dice? La conversione dei dobloni. Contando anche la conversione dei dobloni in gold, sono 120. Trovata? Sì. Bella. La nostra è già vuota, giusto? Sì. Ok, allora prendi anche quella lì, che questa la ormeggio direttamente. Tanto non hanno l'archio nessuna delle due. Okay. Sai, io toglierei la bandiera quasi quasi. Chi è che spara? Loro. Ah, forse è una nave scheletrica, ci stanno le scheletriche lì. Oh, questa è l'arpione, cacchio. Sì, questa è l'arpione, vabbè. Ma... Portiamo... la cassa di munizioni? Sì, portiamocelo. Sì, sì, quindi però li voglio togliere. Voglio regalarli. Ok, se vuoi riagganciare l'altra... Sì, sì. Fanno gremorro. Stanno facendo gremor, no? Chissà se riusciamo ad arrivare in tempo prima che finisca il gremorro. Mo vediamo, tanto devono scaricare tutto. L'importante è essere sulle rocce prima che aprano, che così ce lo conta. Dovrebbero essere anche distratti dal fatto di dal colpire Greymorro, non dovrebbero notarci, si spera. Un po' più buona, dritto così, anche un pelo più a destra. Sì, tieniti un po' largo perché siamo vicini a loro adesso. Il barile esplosivo sarà il loro mega keg, Axel, si spera. Cazzo, spero che non ci abbiano visto, bomba. Ok. Okay. E girati, girati, girati.
tutto a sinistra, vai, bella così, ancora, 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 ancora. Buona, buona, buona. Qualcuno si è sparato, forse può andare a cogliere Gremorro. Dove ci vogliamo mettere? Fino all'angolino in basso. Vai, dormi. Avrei quasi spostato quella scialuppa, guarda. Oh, dai, dai! Avevo proprio voglia di fare un raid dannati. Lo stai proprio a fatto, guarda. In quel punto non so come uno è venuto a stanarmi a botta sicura senza che fosse seguito, mi sa che è un po' troppo usato. Tutti i punti sono usati qua intorno, ormai. Non ce n'è neanche più uno buono. Anche quello che usa Zantru, mezzo in acqua, mezzo sotto il pelo dell'acqua, ormai è conosciuto. Oh, secondo me la cosa è questa. Non so in quanti porteranno i barili esplosivi sulla nave, su coffa, non so come faranno. Però se uno è facilmente cecchinabile che sta in coffa e l'altro lo stanno ancora portando su, diciamo tramite reazione a catena riusciamo a affondarli instant. Ma anche con uno affondano instant, eh? Se quello che è su sulla coffa muore nel procedimento e noi abbordiamo. Mentre quello che sta salendo, dici? Cioè, perché no, non puoi sparargli col barile sulle schiena mentre sale le scale perché non esplode. Non funziona mai, io ci ho già provato più di una volta, bugga. Anche se ti dà la X non esplode. Deve poggiarlo sulla coffa. Appena l'ha poggiato sulla coffa puoi sparare al barile in coffa. E sei sicuro al 100% che se miri bene esplode. Ma sì, non sai quante volte ho sparato a gente con i barili sulle scalette. Non sai quante volte mi ha dato la X e non è esplosa. Non ho mai visto esplodere uno che tirava, che camminava sulle, saliva sulle scalette col barile sulla schiena. Poi sarò io, però. Eccolo. Fatto. Adesso vediamo se aprono. Senti, vogliamo andare una a destra o una a sinistra? No, 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 no. Aspettiamo che aprono, andiamo insieme. Ok. Ah, tu dici perché se beccano uno, poi magari almeno si sentono tranquilli. Magari le spalle. Può essere, non lo so. Dai, aprite su. Ciao Maghetto. No. Sono sparati? Sì, ma sull'isola. Sull'isola, spero? Sì, c'è una nave rivolta verso l'isola per far Gremorro. E aprite, su! La sirena non c'è perché siamo arrivati con la scialuppina e poi abbiamo toccato subito terra senza andare in acqua, quindi niente sirena. Secondo me qualche cieco lo stanno facendo. Eccolo! Aperto, boh, prendo la cassa, andiamo sulla sinistra, classica posizione. No, sono diretti verso sinistra, quindi andiamo di là, così andiamo sul culo. Ok, allora tu vai di là, sul culo. Va io bene. Di qua. Stanno arpionando già, eh? Sì. Ok, io ho una sirena qui. Ok, hanno una scialuppa. Da qui è cecchinabile la coffa. Mamma mia. Anche da qua vedo la coffa. Ecco, vedo il tizio lì. Io da qui vedo solo la coffa. Allora, è un po' la punta della nave. Però ok, non vedo io le vedo ardioni. Dalla metà indietro vedo invece della nave. Perfetto.
Poi bisognerà assolutamente allontanare Washalupa, perché se moriamo noi affondiamo la loro nave, ma rimangono in vita, caricano tutto là. Ma noi non dobbiamo morire. Comunque i mega vuoi che li lasciano, cioè che li tengano sul deck della nave. Non gli conviene, sennò con 10 palle incendiarie penso che fanno una brutta fine. Gli metteranno comunque sulla coffa per andare a consegnare velocemente, comunque. Stanno orpionando. Non si sono accorti di niente. No, totalmente ignari finora. Quindi dovrebbero sentirsi sicuri, quindi a maggior ragione dovrebbero metterlo in coffa. Tu gli omini li vedi sulla nave che si muovono? Cioè, tu ne vedi... vedo solo uno in punta, diciamo, non so quanti ne sono. Comunque sei a distanza di... cioè per capire che sei a distanza di render, che quindi se vedi uno salire le scale della coffa lo vedi. Lo vedo, okay. Sì. Ok, in teoria anch'io dovrei vederlo. Chi è che sta mirando qualcosa? Forse hanno visto la sirena? Tu c'hai una sirena? No, no, non ci sono sirene. Ah, ce l'ho, io ce l'ho. La suspense. La tensione, ragazzi, che tensione! Continuano. The tension. Non sono molto bravi ad arpionare. Tu riesci a vedere quello che arpiona, no? Vedo ogni tanto l'arpione che è missa. Ok, uno si è sparato sull'isola. E se mo prendono e partono? E che fanno? Partono senza mega keg. Dobbiamo reagire e abbordare, eh? Cioè, bisogna capire che stanno partendo se non vediamo i keg salire in coffa. Ma non sono ancorati, credo. Memo. Se fossero ancorati, avresti un buon segnale. Ma non sono ancorati, credo. Ostrega, sì. Bisogna aver pazienza. Sarà l'ultima cosa che prenderanno sti barili. Certo che sarà l'ultima cosa. Cioè, se si comportano da manuale... L'ultima cosa che prendi sono i mega keg. E siccome sono leggendari, magari ci si aspetta. Io invece sono la prima cosa che prendo. Sai perché? Perché mi porto subito via in scialuppa e tolgo il pericolo che questa esplora. Ok. Capito? Advanced strategies queste. Sì, nel senso, c'è qualcuno nascosto, c'è qualcuno che sta aspettando i mega keg appunto come facciamo noi. Ecco. Vedo qualcuno intorno alle scalette. No. Allora a quel punto che faccio? Chiedo di portarli subito giù, caricarli non sulla nave ovviamente ma sulla scialuppa, mi allontano e poi qualsiasi, diciamo, pericolo ci sia poi in giro... Ecco, stanno portando su, su in coffa, un barile, lo vedo. Tu lo vedi? Non ancora. Io vedo solo la coffa, ok, adesso lo vedo. Aspetta, tre, vai per lo sparo. Spara! Eccolo. Bella! Let's go! Doppio! Gli altri stavano sì, dopo. Baby! Sì, baby! Sì, baby! What the fuck? Eccolo!
È morto, un altro, che stava qua sul molo a guardarsi lo spettacolo della nave che affondava. È morto. Non so quanti altri ce ne stanno. Ok, sto sul molo. Sono qua sull'isola. Perfetto. Allora vado, vado lì dove sta la nave. Vedo se la loro... Sì, andiamo ancora tutti, andiamo tutti. Piano, perfettamente riuscito. Subito sì, a prendere la nave, sì. Ok, allora... Vado io, appena esce la sirena. Però vorrei assicurarmi... Ecco, la scialuppa è qua. Oh, affonda di istante proprio. Porca puttana, ma hai visto che botto? Uno sotto, uno sopra e tre sotto. Ecco tutto lì. Scialuppa. È ancora in piedi quella? Sì. Che cazzo è la... Eccola qua, sta qua, sirena, dove sta tutto il loot. Ah, giusto. La loro scialuppa... Oh, pure una chiave cinerea. Aspetto un attimo che mi assicuro che non respawnano, prendo e porto subito la nave. Sì. Io intanto comincio a caricare sta roba. Cosa sì? A nave, dici? Sì, sì, nel senso che vai a prendere la nave appena... Ok, ok. Ma anche le taglie del mietitore ci stanno? Tutto, tutto. C'è anche la tena, l'avevano già caricata. Ma non sapevo ci fossero anche le taglie. Madonna, da quant'è che non ne faccio uno? Che top. Ah, che soddisfazione. No, voglio rivedere quella cecchinata dal tuo punto di vista. Poi. È stata bellissima. Dal mio punto di vista, l'esplosione bomber è stata bellissima. Bellissima, l'ho vista tutte. Una, la reazione a catena si è vista proprio bene tutta, cazzo. È stato uno spettacolo. Bella Yanto! Ciao, bomber! Io ovviamente ho missato il colpo dalla tensione. Hai voglia, Zantro, sono il motivo per cui gioco a questo gioco. E perché aspetto solo... Questo è quello che voglio. E posso aspettare giorni, posso aspettare mesi, ma quando succede questo, cazzo... Madonna, quanto godo! Ok, tutto il loot sta sulla scialuppa. Sto arrivando, baby, sto arrivando! Fatti a fare un giro al sopra, vedi se hanno lasciato qualcosina. Sì, sì, vado a vedere se c'è qualcosa. Che goduria. Madonna, senti le endorfine. Ah, ah. Meglio del sesso, ragazzi. Meglio del sesso. Che schifo il sesso, esatto. Allora, ci sono tre keg normali qui fuori, li faccio esplodere, eh? Sì, sì. Non ne voglio mega keg di nessun genere a bordo, basta. La sala è tutta vuota. Abbiamo ma ricorderò per sempre. Quell'esplosione di keg mentre combattevamo sulla cofa me la ricorderò per sempre. Guarda, mai più, mai più. Ok, perfetto. C'è tutto. Arriva un Maggie. È sempre un peccato farli esplodere questi barili esplosivi, perché comunque sono quei 17-20k insomma. Sì. Allora io proporrei di andare dritti al rifugio del mietitore. Assolutamente, assolutamente. Bisogna vendere quella tenna, non devono soffrire. Anche se non sono scemi, se non sono scemi, se sono respawnati adesso, stanno andando a rifugio il mietitore. Tocca vedere se oltre a non essere scemi sono anche sfigati, tocca vedendo spawnano. Infatti, devo vedere dove spawnano, sì. Tiro su? Sì, tira su e se mi sganci la scialuppa, per favore. Yes. La cassa di munizioni, sinceramente, sti cavoli, eh. Sì, sti cavoli proprio. Cambio. Ok. Ok, vai, tu sai già dov'è. Dritto per dritto. Ma cos'è che brilla là in acqua? Dove? Fermo, fermo.
Ah, ma è dell'ultimo mare. Ah, è dei barili. Ok, vai, vai, riparti pure. Riparto? Sì, sì, riparti, riparti. So pure due barili esplosivi, via, via. Controvento. I Reaper, cioè, sono quelli del, da 25k o quelli del Dobloni? Uno è Reaper Chest e l'altro è Reaper Bounty. Bounty. Quindi uno da 25 e uno di Dobloni? Esatto. Paura. Hai visto, sì, il WTF del tipo, Memo? Si è sentito proprio, WTF? È stata la ciliegina. Vado in coppa a vedere se arriva qualcuno a vista. Mamma, cioè, mamma mia, lo voglio, quanto voglio rivederlo. Che l'esplosione a catena proprio è stata fenomenale, ne sono saltati tre. Pam, pam, pam. Orizzonte ancora niente. Sì, sì, il vento è una costante, sempre a favore. Anche se adesso in realtà. Mi inclino un attimino. Ok, ho svuotato la scialuppa. Secondo me quella nave non è mai più respawnata, l'esplosione è stata talmente forte che ormai si è persa per sempre. È solo polvere. What the fuck? What the fuck? Potrei usare come... Dovrei campionare quel suono. Porelli, è brutto quando lo vedi soffiare via così, È meraviglioso. Ci ha messo pure il tempo a caricarlo tutto. Tutto, tutto ce l'hanno caricato i cuccioloni. Ce l'hanno messo lì preciso, tutto nello stesso punto. Tu hai caricato tutto nella scialuppina? No, ho svuotato la scialuppina. Ah, perché... ok, allora andiamo di punta. Sì, sì, sì. Qua? So tre cose, andiamo di punta qua. Ah, sì, 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 tre cose, vero. Preciso! Adesso baldanzoso vado a vendere la tenda, c'è uno col pompa e il fucile il barile esplosivo. Sta facendo. Mi sta aspettando per stilarmi. Sarebbe epico anche questo. E invece no! Money, money, bitches! Senti, senti. Senti, lo senti? Lo senti sta roba? Profumo della vittoria. Lo senti, lo senti. Che buon odore. Quanto ci ha dato l'Atena? 11.000. Mamma, 11.000 più 25.000. Più 25.000. Siamo solo a 36.000 con queste due pezze. Che miseria. Oh, ma guarda chi c'è. I bomberoni? Sono gli amici nostri, no? È la sluppina! Ma stanno, voglio, cos'è? Vogliono venire qua? Cioè, forse stanno... ci hanno provato, hanno visto... Che stavamo andando e poi hanno detto, vabbè dai, eh sì, hanno visto questi segnalini.
non c'è il cannone qua, maledizione. Era là. Dove vanno? Dove vanno? E niente, non vedo brigantini in giro. GG. C'è un po' di gemme. Ci sono un po' di gemme. Sì, sì, no, giusto. C'è giusto qualche gemma rossa. Cioè, sei gemme rosse e una verde. Che spettacolo. Dai, dai, che si sale di cacciatore. Di pescatore, cavolo. Vai così. Beh, andiamo a vendere lì, mi sa, perché la roba più gorda che abbiamo è quella. Oh no. No, beh, oddio. C'è altra. Sì, ci stanno i peschi. Sì, sì, ce n'è di roba. Vediamo dove sta. Facciamo Stephen Plunder? Sì, va bene. Ok. Direi che il dio del mare con la doppia sloop donata ha regalato un bel bottino. Assolutamente sì. E qui... E questa è la dimostrazione. Bravo, Axel. Questa è la dimostrazione. Che il dio degli abissi... È un buon dio. È un dio premuroso. Ma va rispettato. E vanno fatti i giusti sacrifici. Si era stufato di quei cazzo di... Di quei cazzo di perfidi. Cos'è? Cosa credeva... Giustamente diceva... Cosa credete di fare? Cos'è questo perfido? Si era stufato. Gli abbiamo dato il loot di due... di due sloop... di due navi scheletriche. E lui ha detto... Va bene, questa volta vi premio. Vedo un... Cosa? Zavu, guarda. Oh, c'è una sloop a ride! Ma è una giornata meravigliosa! È una giornata meravigliosa! Oh, basta un po' voi. Assolutamente, dio di altissimo livello. È stato un investimento oggi il sacrificio al dio del mare. Puoi dirlo, è sempre un... Cioè, non è un investimento, è un atto dovuto. Non vedi, ma mi sa che quella sloppa... Gianni! Doveva andare al rifugio del Mietitore, solo che ci ha visto e ci ha ripensato. Perché adesso che siamo allontanati... Ci sta ripuntando! Mi sa che sta andando là. Ah, voleva vendere in santa pace, eh? Ormai ci stanno alla larga. Ci stanno alla larga. No, non chiamare le acque nere, please, Axel. No, no, no. Va qui, bello. Sì, ce ne stanno altre tre qua vicino al timone. Mi carichi al volo quella. Yes. E avevamo pesci? No, mi sa di sì, eh. No, solo uno mezzo mangiato. Ah, ok, li avevamo già venduti. Sì. Vai. Ma...
40. Mamma mia, che lento a salire. 7. Mamma, non è salito di niente. Maledetto fuck. Oh. Cosa facciamo? Gli diamo il tempo di vendere o andiamo subito a rompergli le palle al raid? Non so da quanto tempo è lì. E non lo so nemmeno io. Oppure allora, se ti va, se ci abbiamo ancora la scialuppa? Sì. Ce l'abbiamo ancora, sì. E allora che ci arriva una cannonata dopo sta qua la scialuppa. Beh, però l'importante è tipo se vai verso Plunder passando, io mi sgancio con la scialuppa, sì, e comincio, certo, ad andare là. Vai, e poi torni appena venduto, torni anche tu. Allora, guarda, passerò vicino a Paradise Spring qui e non sarà ancora il punto più vicino per te. Quindi aspetta un pochino a scendere e buttiamo un occhio per vediamo se c'è una scialuppa un po' più riparata, che quella fa veramente schifo. Ma perché si rompe anche usandola, cioè senza... Tante volte il danno appare solo dopo che la sganci. Ora dovremmo aver preso una cannonata proprio addosso alla scialuppa che ci sparava. Quindi non vorrei che una volta che la scendi non la puoi usare. Adesso vediamo. Ah sì, se la rompono resta agganciata fino a quando la sganci e poi lì si affonda. Non è che si sgancia una volta rotta se è attaccata dietro. Guarda, non... Di preciso non saprei. Non te lo so dire con certezza. Ma mi sgancio. Aspetto allora qua a vedere se c'è la scialuppa. E sgancia di qui. Sì, mi sgancio. Guarda se c'è una scialuppa. Si manovra? Sì, guida. Ok. Se no, una tappa che potresti fare è andare verso est-sud-est, diciamo, cercando la scale. Sì, ma preferisco andare dritto per dritto. Ho paura che stiano finendo. Dopo aver venduto vuoi che vengo con la sloop o...? Sì, vieni con la... No, vieni con... Cioè, torna vicino al raid con la nave e... Okay. E fai un viaggio con la scialuppina o coi cannoni. Facciamo la stessa strategia che abbiamo utilizzato a raid dannati. Di raid normali non sei... È appena finito. Vai con la scialu... Vai tutto... Vai con la nave. Vai. Andiamo. Vengo, va? Sì, vieni. Beh, dai, spawnami, sirena, su. A livello 50 sblocca l'ultimo pezzo di set della nave del cacciatore, la pesca. E penso altre canne da pesca, credo. Canne da pesca effettivamente non le ho mica sbloccate tutte. È una degli item che non ho sbloccato tutti perché devi completare... Devi pescare. Sei un controvento, Sì. Ah, già. Oh, come prima mi prendo un po' di tutto. E abbiamo anche loot a bordo, quindi rischiamo. È rischioso. Anche un bel loot, cavolo. Vabbè, qua ci sarà poco da fargli stealth. No, cazzo duro. Aspettiamoci che possano usare il barile contro di noi. Assolutamente. Sempre che non caricano tutto in fretta e furia e partono prima che arriviamo. Là l'incendiare, se caricano i keg a bordo, l'incendiare... Sì, dobbiamo mirare con l'incendiare anche all'albero maestro. Almeno una. Io gli scarico tutte le palle maledette che abbiamo... Anche perché lì troveremo anche il forziere cinereo da aprire con la chiave che abbiamo rubato di là. Ah! Tutto torna. Tutto torna, bomber.
Allora, sono rivolti verso di noi. E hanno una scialuppa anche loro, eh. Non fanno in tempo a partire. Gli siamo vicini comunque. Sì, punta rivolta verso di noi, gli prendiamo la punta facile. Sì. Mi pullo anch'io di palle, così una volta che tu hai scaricato le tue abbordi e ti sostituisco sì, io. Sì, fullati di tutto. Vai, io sto a level fino a quando me lo dici tu. Sì, sì. Stanno aprendo. Sulle vele sì, ora. Sì, 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 sto stirando su. Subito a cannonare sulla destra. Sì. Vai, 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 vai. E non sono ancora in range. Ok, ancora Hunter. Bella, vai. Sto vomitando. Ho ucciso quello ai cannoni. Ok. Aborda tu, abborda tu. Sì. Che se sto vomitando, porca miseria, non riesco a notare. Sta tirando sull'ancora. Che cavolo vuoi fare? Morta, vai, perfetto. Ancora di nuovo. Perfetto, perfetto. Allora, basta, basta, che tanto non c'è più nessuno qua. Guarda quante maledette! Arrivo. E quindi il barile magari possiamo evitare e farle esplodere. Sì, sì, beh, se si affondano e muoiono, possiamo evitare, sì. Sì, dovrebbero affondare tranquillamente. Teschio qua sotto, teschio qua sopra. Ma mi sa che non hanno caricato, sai? Forse ci hanno visto e hanno eccolo! Andato in acqua. In acqua. Ok. Forse prende l'altro lato. Sì. Colpito, sulle scalette è andato. Perfetto. Loro sono andati. Salgo su alla loro scialuppa. Fils sì. De puttana. Oh, ce n'è ancora uno vivo. Sì, ho visto. Colpito una volta. Morta. Perfetto, ci serviva pure la scialuppa nuova. Vado a vedere sul fort. Che sì. Belli i francesi che ti mandano e che ti dicono figlio di puttana. Ah, che goduria. Senti, quando rosicano. Sposto la nostra sloop. Puttana, ragazzi, avete visto cosa fa un ancorante? Avete visto che cazzo fa un ancorante? Che poi sulla sloop devi cogliere subito l'attimo, perché sennò ci vuole poco a ritirare la sua bomber ancora. La porta del raid è chiusa. Ah. Ok. What? Cos'è? Cos'è sta roba? Vediamo se tra in mezzo a tutto il loro loot c'è la chiave. C'è un'altra chiave cinerea però. Cosa? Perché la porta del raid era chiusa? Allora, avranno nascosto la chiave probabilmente sull'isola. Ah, non hanno aperto proprio. Certo. Ok. Allora, vai, io carico il loot, provo ad andare a cercare già sull'isola, poi ti raggiungo. Vado. Tanto tu sei più bravo a cercarla, sicuramente. Però bene. Fosse notte sarebbe ancora meglio. Figlio di puttana. Madonna. Sì, il loot sta tutto là sotto. Sì, perché hanno fatto. Questi sono i capitani, sono i. Ci sono i perfidi dei capitani e basta. E più qualcosa che avevano loro a bordo. Ma porca. Ma mi trolla? Ovviamente con la sirena non c'è le palle.
Mi metto con la scialuppa vicino a riva. O la, anzi no, la carico già su. Poi sì, usiamo l'arpino della nave. Se riusciamo a trovare la chiave. Allora? Ok. Allora, vado in coffa, vedo se sta arrivando, sta tornando qualcuno. Sì, e dalla coffa guarda bene in acqua se c'è qualcosa. La chiave galleggia in maniera diversa dagli altri oggetti. Non sta sul pelo dell'acqua, ma fa su e giù. Sono caduto mentre salivo, quindi... Vado a vedere tutte le torrette. Secondo me potrebbe essere un posto. Un posto da babbi, ma un posto. Sì, c'era un oggetto in acqua, l'ho visto anch'io, Axel, ma non era... Non era una chiave. Controllate, hanno nascosto perché gli stavate arrivando. Sì, sì, hanno nascosto, Zantro, sicuro hanno nascosto la... La chiave. Il problema è dove? Ma la troviamo, la troviamo. Ma per una volta che serve la notte... In cima al forte sei andato? Sì. Non mi è apparso di vedere niente. Eccola qua. Trovato! Vieni a vedere dove sta. Dove era? Dove l'hanno messo. Dove sei, dove sei? Davanti alla nave, vieni qua. Ah, davanti alla nave? Sì, ma... Guardala. Dove? Tu guardi per terra perché... Qui. Ma va! Ah, perché la gente guarda per terra, giustamente. Ma ci è morta lì. Ah, c'è morta posto. Lì. Perché ci ha dato anche la missione. È vero. Anche la missione, dai, scava la missione. Anche loro sapevano dove stava. La guarda, secondo me l'hanno, non la trovavano. Ma porca miseria. Ma non ci credo. E cos'è quella cosa in mare che galleggia? Boh, una cassa. Ah. Non ho parole, ragazzi. Fantastico. Evviva Sea of Thieves. Manco loro magari lo sapevano dove stava stagliando. Che spettacolo, questa sessione ripaga di quelle di ieri e l'altro ieri, che sono state due sessioni veramente di nulla. Adesso posso aspettare anche fino al prossimo aggiornamento prima di trovare qualcosa di figo, va bene. Ah, con la patch ora la chiave spona in un punto raccoglibile. Sull'albero veramente, Zantru, ma mancava a tutti, credo. No, è la prima volta anche a me mai vista una roba del genere. Ma comunque anche come posto per nasconderlo, guarda che non è una cazzata. La gente guarda in basso per cercare le chiavi. Sì, eh. La gente guarda in basso. Secondo me è veramente un posto intelligente sulla palma. Il problema, sai qual è? È che comunque brilla. Sì, di notte chiaro. Te ne accorgi subito. Sì, di notte è un faro, infatti. Ma non stiamo vedendo se viene qualcuno. Ma che vengano, ci affondi, non mi interessa. Ma come? Ci abbiamo anche parte del loot di quell'altro. Sì, perderemmo tutto comunque se arrivasse qualcuno adesso. Cominciare a pianare, eh? Sì, comincia il pianoma, ci penso io a spostare queste cose. Figli di puttana. Ha rosicato? Mamma mia.
sparita la sirena. Sì. Minchia, catena di montaggio. Eccola. Mentre parlo e sbaglio. Plug. Ok. Qua. E qua. 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 Ok. Vorrai Dio con sé. Doppia borsetta d'oro, male non fa. E dai. Dai. Andiamo col mega? Ah no, c'è ancora roba. Allora, quelle due cose, poi manca il mega e al massimo... questo. Ok, a parte due barili esplosivi normali, c'ho solo il mega gag. Fine. Vai. Let's go. Allora, che cos'è? Bello esclerico. Un'altra cassa di stoccaggio. Ok, posso ruotare? Possiamo andare, bomber! Direi prima avamposto, così ci togliamo anche il mega keg. Sì, il vento tira verso il flounder, perfetto. Vado in coffa. Ma
Mamma mia, quanto loot avremo su sta nave adesso? Siamo carichelli, eh? Cioè, abbiamo un po' di robetta. Un po' di robetta ci sta. Perché poi sta pure quella sotto di roba. Porca miseria. I sordi. Allora. Stai lanciando cecchinate dalla coffa dove c'è un barile della fortezza. Sì, sì. Bella mappa. Buonasera, mappa. Grande giornata è stata oggi, Bomber. Assolutamente sì, Axel, in caso di inseguimento il mega keg è per chi ci insegue. Guarda un po' quella sloop a nord-nord-ovest. È quella con le luci colorate, è quella con la... le schiene dell'orso. Quella che abbiamo fatto outward. Come fai a dirlo da qui? Perché l'ho vista prima le luci che c'aveva. Ah, ok. Abbiamo rubato raid dei dannati mappa e subito, subito dopo raid di terra normale. E prima ha anche preso loot, affondato un altro paio di navi e preso loot anche da quelle. È stato uno spettacolo. L'esplosione di Mega Keg al raid dei dannati valeva il prezzo del biglietto. Preciso. C'è pa' qua. Ok. Così. Abbiamo 6 dischi della fortezza da vendere. Sì. Le gemme possiamo venderle qua, non è un problema. Sta gemmettina qui, no? Va bene. Ok, buio. Sì, abbiamo la roba sotto ancora qua. Sì. Oh, un
considera che io sto a 44.000 e 36.000 li abbiamo già presi prima dalla leggendaria e la taglia. Ok, vai, possiamo andare a vedere. Capito perché certe volte i tomi danno 15 dobloni piuttosto che 10. Hanno rarità diverse. Forse in base all'anzianità, cioè quelli vecchi magari danno di meno. Boh. Ma i miei soldi. I money, bitches. Questo va alla taverna. C'è paghi. Fast loop sta vicino, eh? Vicino da doversi preoccupare? No. Loro. Ok, c'è restato solo un teschio, poi possiamo andare. Ok. Al rifugio. Allora, la vendo sta cassa. No, no, il rifugio non la usiamo. Come te pare, però non, là non la possiamo più vendere. Vabbè, da 100 gold, cioè. Per comodità è meglio portarsela. Sì, che ci abbiamo regalini. Sì, sì. Buona. Bene, da 44 a 95. Sono 51. Più 26. 51 più 26. 77. 77. Per adesso abbiamo fatto 77k questi durai. Esclusi dobloni. Adesso ne tiriamo su un altro po'. Più di 100k comunque ci siamo portati a casa se contiamo i dobloni. Eh sì. Allora. Rifugio ce l'hai tutto a nord. Sì. Nord, proprio leggermente nord-ovest. C'è qualcuno laggiù. Certo che puzza mappa. Ma mai quanto. Ma mai quanto te. E comunque ogni buon pirata deve puzzare. Se non puzza, che pirata è? Nessuna pietà. No, in realtà la sessione abbiamo esordito con uno, arrivate sluppina, e il tizio, please, cos'è che ha detto? Ha detto prima, please don't break Don't break my boat, please. Ok, allora ti prendiamo le risorse, ok, take the resources.
Can you please let me 10 cannonballs? Only 10, just in case I need it, please. Madonna santa. Era troppo gentile, ci ha fatto pietà. Oh, eccola là la slope colorata, guarda. Sta Snake Island. La riconosci? Con la polena bella sbrilluccicosa. LOL! Aspetta che le vado a trovare. Cibo ce l'ho, ok. Ma vuoi che vengo? No, no, vai verso... Adesso il right, vedo solo cosa, anche se hanno qualcosa. Comunque andiamo a consegnare, direi che per oggi è stata... Per oggi va bene così. Ma sono pieno di loot, torna. Esatto, aspetta, le ultime parole famose, infatti. Ma se sono così fessi da non essersi accorti che uno si è cannonato nella loro direzione... What the fuck? What the fuck? Le chiavi e i forzieri abbiamo usati tutti? No, c'abbiamo una chiave. C'abbiamo qua una chiave? Beh, non abbiamo il forziere, però. Quello che avevamo li abbiamo aperti. Loro sono ancorati perché le vele sono un po' mezze giù. Se c'è una scialuppa, hanno loot. Porca miseria. Sì, riesci a caricare tutto, scialuppa? No, ah sì, bravo. Bravo, bravo. Caro, vabbè, comincio a tornare indietro. No, vai a consegnare, vai, io parto, vai tranquillo. Ok. Non hanno tanta roba. Hanno un cinereo, cioè hanno un chest, quello che ci serve ad aprire. Per la nostra chiave. Ah. Beh, allora. Oh. Devo tornare. Merda, sì, sono morto. No, niente da fare, dai, mi ha sgamato. No, andiamo a vendere, tranquillo. Va bene. Stavo caricando sulla scialuppina. È arrivato. Non l'ho proprio sentito, Zantro. Zero proprio. Pensa a te. Ma tu addirittura l'hai visto. Dalla mia inquadratura, quindi l'avrei dovuto vedere anch'io. E vabbè. Comunque avevano tre chest, due perfidi e il chest, quello da aprire con la chiave. È uno schifoso. Per quello io tornerei indietro, te lo dico. Quello schifoso, effettivamente. Quello schifoso. Sì, ma gli vengono gli incubi a quei raga, a quelli là, se ci rivedono, che capiscono se siamo di nuovo. Quello... C'era quello... Quei capelli bianchi, vestito di cinereo. Neanche fatto caso come era vestito, non so reso conto. A te ti piace sta barba viola, però, Porco cane, madonna, sono ancora vestito come un deficiente! Mio Dio, forziere delle vanità. Cazzo, adesso innanzitutto bisogna recuperare la mia barba. No, allora, togli questo colore di merda. Ok. Poi, recupera la mia barba, please. Non è questa la mia barba. Non è neanche questa. Dove cazzo è la mia barba? Eccola qua.
E già sto meglio. Dopodiché questo, via. Dopodiché no, 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 oh, che capelli di cosa dice? Questo, via. E cos'altro c'era oltre al trucco? Il gamba di legno. La gamba di legno e la barba. Il colore, tinta. La tinta. Ok, boh, a posto. Siamo tornati giusti. Sì, sono ritornato io, sono ritornato io. Meno male. Ma ho sbagliato lato? Sì. Stai già tornando a Snake Island? Per forza, mi dispiace. anche offline io, cioè... paglia me la devo usare. Andiamo, andiamo. Ma... Qual è il tuo dubbio? No, 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 perché avevo missato il chest. Bug audio. Non avevo voglia di tenermelo. Avrò ne scommesse, cioè si passa là a mezzo? Sì. Guardali, guardali dentro la finestrella. Oltretutto, sì, Zantro, c'era anche il loro pappagallo. Ho visto la clip che mi hai mandato. C'era il pappagallo, assolutamente. Sì, sì, ho visto, infatti. Se, quando stavo svuotando Blaster e stavo provando a mettere i chest nella scialuppina, sì. c'era il pet di fianco a me, il pet del nemico. E io serenamente ho continuato a caricare come se nulla fosse. Cioè non mi sono non ci ho pensato, ah, forse quindi c'è anche lui. No. Quello è il lato negativo dei pet. I pet sono sgamissimi, infatti. Non si può fare nessun tipo di sneaky se hai il pet equipaggiato. Ok, mi sto fullando. Sei fulla? Sì, io intanto io mi sparo appena sono in range. Ah, ok. Ok, sta tornando sull'isola con un chest. Cioè, sta tornando sulla nave con un chest. Missato due volte. Vabbè. È ancorato lui, eh? È ancorato. Ed è sì, da solo, sì. Puoi andargli dietro. Io glielo abbordo.
Ah, sta sulla nave, sta. Sì, sì, sta sulla nave. Sta provando a tirare sull'ancora, forse? Non lo so. Non lo so. Sono salendo. Sta provando a sparare, sicuramente. No, no. Colpito. Ucciso. Ok, ucciso. Perfetto. Riguarda un attimo anche la nostra. Ok. Ok. Anzi no, vabbè, tanto carichiamo tutto con l'arpione. E chi è che sta salendo qua? Oh. Con barile esplosivo. Cadute, okay. In acqua, qua sì, è sfondato. Sì. Bisogna ucciderlo. Ok, vado in acqua. Dietro la nave sul lato. Ma io devo riparare. Ok, devo okay, ok. Lato destro sta salendo. Morto. Bella, sto arrivando. Che tanto un barile, insomma, quando ci ha messo l'ho fatto tranquillamente esplodere, l'importante è che rimanevo vivo io. Infatti. Sei tu che nuoti qua? Sì, sì, sono io. Ok. Loro sono andati? Andate. Sì, sì, la nave è affondata. Ok. A posto. Sirena. Andata. No, è ancora viva la sirena. Ok, sono ancora vivi. Appena uscita. Allora. Ok, mi butto in acqua verso. Sì. Sento nuotare. Sento anch'io. Lato sinistro. Eccolo là, lato sinistro. Perfetto. Erano due, quindi. Eh sì. Sì, sì, non aveva disconnesso il suo socio. Allora, vado un attimo a recuperare delle cose che ho visto luccicare la sua questa scialoppa. E avanti con altro loot. Troppo loot, basta sto loot, oh. Ehi, sloop dietro, eh. Cerchiamo di essere veloci. Ah, vabbè. Non è, dobbiamo essere veloci. Mamma mia, che gemma sparo? Blu, gemma verde, scheletri qua. Ah. È la terza volta che gli prendiamo il loot a sta sloop, oh. La terza volta di fila, questo non ha consegnato niente, tutto il giorno che farmaci del loot. E tutto il giorno, tutto il pomeriggio, la terza volta. Avranno capito che devono... Poveri cristi. Boh. Avamposto? Sì, arrivo. Ma oh, io c'ho una coppetta e due gemme. Se vuoi me ne vado verso il bottino di Steven a venderle. La coppetta a sti cavoli. No, ma sti che chi se frega. Andiamo a Plunder, vendiamo. Ok. Arrivo. Dimmi quando posso andare. Aspetta, aspetta, sto venendo sulla tua sinistra. Ti devo sganciare? Ma no, sono solo tre cose, mi carichiamo un po'. A posto, possiamo andare. Ok. Devo staccare un attimo. Anzi, bomberoni.
E direi che ci salutiamo qua, che abbiamo fatto l'ultima stilata. Oggi è stata una giornata spettacolare. E mentre andiamo a vendere l'ultimo loot, io vi saluto. C'è per caso Zantro, no? Tu sei qua. Sei, se c'è Yanto live, che gli faccio il raidone. Vediamo se c'è. Esegui un raid. Yanto. No, non vedo Yanto. Non c'è Yanto, non c'è Zantru. E allora, bomberoni, grazie a tutti per il pomeriggio insieme. Anche oggi è stato veramente una figata. Bella Zantru, bella mappa, bella Tonish, bella Axel, bella Memo, bella Yanto, e bella Ftafi, Maghetto, Vale, Frenchy e tutti quelli che mi hanno fatto compagnia anche oggi. Vi auguro una bella cena, una bella serata e un bel fine settimana. Se streamo sto fine settimana è totalmente a random, in orari caso. E se non streamo ci si becca lunedì. Ciao belli, ciao! Ciao ragazzi.